Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, siamo qui con Emilio, finalmente ho il modo di poterlo presentare ufficialmente. Emilio è il nostro product specialist per quanto riguarda i guanti da portiere. Ne avevamo già avuto modo di parlare, avevamo presentato anche sul sito la figura ufficialmente, diciamo, però non avevamo mai avuto l'opportunità di parlare e soprattutto anche coinvolgerci direttamente con il nostro pubblico. Quindi, Emilio, partirei dicendo, parlaci un po' di te. Va bene. E del perché hai questa passione sfrenata per i guanti da portiere. Prendo parola allora, grazie Luca. Allora, ciao a tutti innanzitutto, sono felice di essere qui con Luca e finalmente di potermi presentare a voi e come product specialist appunto per quel che riguarda il mondo dei guanti da portiere. La mia passione arriva da, appunto da quando ero bambino, perché diciamo che è una cosa anche abbastanza simpatica. Io non ho mai giocato a grandi livelli, ma ho sempre amato il ruolo. Questo perché tutti possono giocare a pallone, tutti possono fare il portiere. Io non ero neanche poi così bravo e allora andavo a ricercare gli strumenti migliori per poter diciamo pareggiare quelli che erano più forti di me e acquistavo i guanti sempre più belli, sempre migliori, facevo anche fatica perché comunque insomma costavano anche tanti soldini per un ragazzino, fino a quando appunto poi crescendo non ho deciso di incominciare io direttamente a produrre dei guanti. Ho avuto un mio marchio per qualche anno, ho anche tratto qualche bel risultato, poi vabbè, chiaramente l'economia è cambiata e ho iniziato la strada della collaborazione, di ideare dei design, di seguire in particolare il progetto sulla qualità dei materiali utilizzati e del prodotto in sé. Adesso ormai è un po' che collaboro con Luca, e abbiamo appunto insieme ideato questi due modelli che sono il Greenwood e il nostro Black Star. Ovviamente chi ci segue ormai, vabbè, noi siamo piazzati dal 2009 con vari prodotti, quindi chi ci segue sa che prestiamo sempre la massima attenzione proprio nei dettagli, nei particolari e nei materiali, soprattutto nella qualità dei prodotti che noi facciamo. Quindi questo è quello, è il filone conduttore che ci ha portato ad avere una linea di parastinchi, io penso, di prima classe, quindi certo. Siamo molto soddisfatti di questo. Lo stesso discorso che facciamo sulle nostre calzature, quindi scelta dei materiali, scelta delle modalità costruttive migliori per poter dare la migliore stabilità, la miglior performance sul campo. Quindi ovviamente, dato che il progetto più nuovo in realtà è stato quello dei guanti da portiere, come tempistiche, sì. Esatto, in ordine cronologico, quando abbiamo pensato lo scorso anno di iniziare col discorso dei guanti, siamo partiti con due modelli, Emilio, fondamentalmente, quindi esatto. Il Greenwood e il Black Star. Esatto. Adesso, spiega, io avevo già fatto anche, ed era stato visto il video di presentazione dei modelli, però non c'è nessuno meglio di te che ci può dare le indicazioni migliori, anche perché precisavo che questi abbiamo ancora alcune paia, non tante, dopo ci arriviamo dopo a questo tipo di passaggio, per cui se qualcuno anche fosse interessato a decidere di approfittare delle occasioni, degli sconti di fine stagione eccetera eccetera, avere due dritte in più su quelle che sono le caratteristiche del prodotto sicuramente può aiutare, per cui ti ripasso nuovamente la parola. Se vuoi dare ai ragazzi le informazioni più importanti. Sì, anche perché, lasciamelo dire, non esiste nessuno meglio di mamma e papà di descrivere il proprio bambino. Ecco, perché perfetto. Per me questi sono i guanti. Io veramente li tratto come dei figli. Dal momento in cui inizio a disegnare con la matita e un foglio di carta, nero su bianco. Allora, incominciamo dal Black Star. Adesso, come Luca vi ha già fatto vedere in precedenza, appunto come dicevamo prima, tramite delle dirette o comunque dei video, un po' il dettaglio di questo guanto. Lo rivediamo insieme. E allora, incominciamo dalla parte più importante, che è il palmo. Il palmo, noi abbiamo scelto sempre materiali di Elite. È un Contact Grip Pro di 4 mm, che una volta rimossa la pellicola protettiva, non necessita di un primo lavaggio perché da subito permette appunto il massimo della presa sul pallone. Ad oggi il Contact Grip Pro
il palmo, diciamo, il materiale migliore presente sul mercato. Questo vale per davvero tutti i brand, che siano blasonati o meno. Proprio per questo GL Sport ha deciso di utilizzarlo come suo prodotto, sia che questo tipo di palmo monta sia sul Black Star che sul Greenwood. Qui ti interrompo brevemente, Sì. proprio su questo dettaglio è importante. No? Quando io e Emilio abbiamo iniziato a collaborare, a lavorare insieme, io la richiesta che avevo fatto a Emilio fondamentalmente era stata molto semplice. Allora gli ho detto: Emilio, io non ti chiedo, non pretendo ovviamente, perché comunque siamo giovani su questo tipo di situazione, io non ti dico di fare il miglior guanto del mondo, però ti chiedo di fare quasi il miglior guanto del mondo. Quindi partiamo comunque dalla scelta di componenti assolutamente i migliori, Di quelli primissima soprattutto che qualità. possano abbracciare un pochettino tutte le richieste. Poi abbiamo avuto, ma ci arriviamo dopo, ovviamente Esatto. qualche segnalazione, qualche miglioria Ma perché quello? Perché non si smette mai di imparare, che insomma. continueremo ad applicare. Ecco, Ah, è però fondamentale, la certo. richiesta, io sono un po' peso su queste cose qua, ad Emilio era stata proprio di spingere nella direzione di un prodotto di alta qualità fin da Esatto. subito, ecco, non prodotti intermedi. Ecco, io proprio per accontentare la richiesta di Luca e di comunque tutta l'azienda, che come ci tengo anche a ribadire, ha sempre puntato sull'elite, perché con i propri plastinchi, con le proprie scarpe, si vogliono andare proprio a, ci vogliamo andare a incanalare su quello che è la fascia più alta, perché vogliamo offrire il meglio ai nostri clienti. La stessa cosa stiamo facendo con i guanti. Le mie scelte di materiali sono assolutamente di elite. Questo, come abbiamo detto prima, vale per il palmo. La stessa cosa vale per i materiali che andiamo a trovare sul dorso, ossia nella zona delle nocche c'è una zona 3D in gomma. Qualche volta capita che le gomme possono risultare rigide, questo perché sono gomme magari di scarsa qualità che non permettono facili movimenti della mano. Ecco, nel nostro caso, pur avendo comunque uno spessore non indifferente, perché nel momento della respinta di pugno deve andare a ammortizzare il colpo, assolutamente risulta estremamente comodo anche il dorso, appunto. Poi la parte in lattice, non abbiamo utilizzato un lattice diciamo scarso, anche per la parte al di sotto e comunque sulle dita abbiamo utilizzato un super soft, che è un lattice che si può utilizzare tranquillamente come palmo. Questo per farvi capire quanto il nostro guanto sia di un livello altissimo. Il taglio è un taglio ibrido. Questo perché Luca prima ha detto una cosa importantissima: abbiamo voluto cercare di accontentare più persone possibile. Il taglio ibrido ad oggi è quello che permette questa cosa. Perché? Allora, innanzitutto abbiamo nelle due dita esterne, che sono indice e mignolo, un taglio roll finger. Il roll finger avvolge completamente il dito, viene, appunto, il dito viene avvolto dal lattice per aumentare la superficie di presa. E le due dita centrali, medio e anulare, invece, sono in negative. Il taglio negativo, invece, avvolge molto bene al suo interno il dito e dà una sensazione maggiore di stabilità. Su mia richiesta personale, abbiamo evitato di mettere lattice all'interno delle dita, ma abbiamo messo dell'air mesh per due ragioni. La prima è di traspirabilità, che è fondamentale in tutte le stagioni, perché comunque la mano all'interno deve poter respirare e non bagnarsi. La seconda è anche di attrito tra le dita. Cioè, anche quel minimo fastidio, avendo l'air mesh, viene proprio eliminato. Un'altra peculiarità di questo guanto era la calzata. Allora, innanzitutto, un attimo solo, lo inseriamo. Comodo da inserirsi. Allora, la chiusura. Come vedete è una banda elastica, cioè scusate, una banda che non è elastica volutamente ed è molto molto lunga. Scusami, non vedo, metto la Sì, mano davanti alla l'ho visto faccia. così. Questo, perché vi voglio far vedere questa cosa. Allora, uno dei Ah, scusa, problemi. ecco, perché peraltro questa, giusto, hai fatto benissimo a tirare fuori questa cosa, perché ho dimenticato una cosa. Noi ieri avevamo pubblicato anche nelle stories
che gli utenti potessero farci delle richieste, no? Certo. Di cui avevamo parlato oggi. E un paio di domande erano venute proprio sul discorso dei polsini, quindi esatto. Ne approfitto per dare anche risposta a chi ci aveva scritto, chiaramente, dato che la stavi introducendo. Ci è stato chiesto come mai la scelta di questi due polsini un po' particolari, nel senso alto nel Greenwood, e poi ci arriviamo, e così lungo nel Black Star. Quindi riprendiamo, quindi così rispondendo anche alle domande di chi era curioso di questa cosa, e ti lascio proseguire. Grazie. Allora, appunto, come stavo dicendo, abbiamo fatto questa scelta su questo modello proprio di avere questa banda che non è elastica, ma anzi abbastanza statica, seppur morbida, in un materiale che è simile a ecopelle, per intenderci, questo perché è un materiale idrorepellente, perciò anche la stagione appunto invernale che abbiamo appena passato, comunque stiamo passando, permettesse di far scivolare quello che è la pioggia, piuttosto che le pozzanghere che possiamo trovare su dei campi che magari non drenano benissimo. Cosa avviene? Nel momento in cui si va a fare la chiusura, si fanno due giri intorno al polso, ok? E il polso rimane molto stabile all'interno del guanto. Questo perché, appunto, stavo dicendo prima, uno dei problemi che si verifica per i portieri è quello della sensazione di avere il polso troppo mobile, e invece in realtà noi abbiamo pensato appunto a questa tipologia di chiusura per dare più stabilità al polso, e poteva funzionare come sorta di tutore all'arto, ecco. È come avere una fasciatura. È come avere una fasciatura, perché molti di voi si fasciano il polso prima di inserire il guanto, o utilizzano proprio dei sistemi di chiusura appunto per poterlo sentire più stabile. Ecco, con questo tipo di guanto non c'è bisogno, perché lo fa già da sé, ok? Altro da dire su questo guanto, che in questa parte del pollice, non so se posso vedere meglio da qua anche, sì, guarda, ecco, vedi che... questa parte qua, come potete vedere, c'è un inserto in materiale assorbente che è stato pensato per dei gesti che uno compie magari inconsapevolmente, come possono essere asciugarsi dal sudore, o appunto, come dicevamo prima, dalla pioggia, oppure anche semplicemente la gocciolina del naso, che sembra una stupidata, però a volte accade. Allora, farlo sul lattice, visto che appunto questo qui, come dicevo prima, è un super soft, non era il massimo, invece su una superficie fatta apposta risulta essere sicuramente più efficace. Passiamo al secondo modello. Al secondo modello, mentre tu prepari il secondo modello, io ti rispondo a un'altra domanda che c'era arrivata ieri. Allora, la domanda era stata: come mai avete declinato pochi colori nella prima serie? Allora, in realtà il motivo è molto semplice, in parte anche colpa mia, quindi, come dire, mi assumo la responsabilità di non aver fatto 50 colorazioni. Il nostro brand nasce col nero-verde come colori principali. Possiamo vederlo anche alle nostre spalle. L'ho messo anche dietro, esatto. E quindi ho detto: Emilio, la prima serie non voglio sparare nel mucchio avendo 50 versioni, poche taglie per versione, volevo controllare un attimino prima questo tipo di situazione, e quindi ci siamo lanciati su colori che erano nero-verde-bianco. Dopo sul colore arriveremo, già, perché già, per dire, abbiamo già pensato delle cose un pochettino diverse. Non anticipiamo. Ecco, quindi, ok, va bene. Quindi, tempo al tempo. Va bene. Quindi, nero verde, colori del brand, e quindi esatto. Prime serie. Allora, faccio una piccola parentesi appunto su questa cosa. Appunto, il colore, come ha detto Luca, richiama quello che è il marchio, cioè GL Sport, che sceglie una base nera e il verde fluo. Una cosa che Luca si è dimenticato di dire, ma che dico io, che è fondamentale, è che questi inserti in gomma che vedete, 1, 2, e il logo, richiamano il colore del carbonio. Questo perché il must di questa azienda sono i parastinchi in carbonio. Facciamo così. Esatto. Noi siamo andati, questa è stata una mia idea che Luca ha ovviamente sposato immediatamente, siamo andati a richiamare diciamo la natura dell'azienda, che si sta appunto allargando anche a un tipo di prodotto nuovo come il guanto. Il modello Black Star esiste anche con stecche removibili, ok?
Perciò si andranno a rimuovere da... Forse ne abbiamo uno in giro con le stecche rimovibili. Non lo so, vediamo, aspetta, intanto ci guardiamo. Va bene, dai, non è un problema, lo guardiamo anche dopo. Comunque, le stecche rimovibili del Black Star hanno una... Niente, mi sono preso, non ce l'ho portata di male. Ma non è un problema. Spieghiamo... Hanno qui al di sotto della banda, che poi diventa appunto la fasciatura del polso, una parte in velcro che si va ad aprire e le stecche si rimuovono a una, proprio in maniera molto semplice. Anche l'introduzione della stecca è semplicissima e poco invasiva. La stecca in sé è una stecca molto morbida, che permette i movimenti in maniera naturale e ovviamente quello che fa è va a impedire il rovesciamento del dito, che è quello che poi va a creare dei danni. Perfetto. Packaging del Black Star? Il packaging del Black Star è... Yes. Sacchettine, così. Abbiamo il nostro portaguanti con dietro, con apertura a cerniera, e dietro ci sono i nostri consigli per una buona manutenzione del palmo, cioè del lavaggio e poi appunto del palmo. Okay. Passiamo al Greenwood. Yes. No, aspetta che alterniamo qua. Ok, ecco il Greenwood. Allora, Greenwood perché? Anche qui siamo andati a richiamare i colori dell'azienda, perciò il verde fluo domina sicuramente. È un guanto molto particolare che io personalmente ho apprezzato davvero tanto. Questo perché sono, come tanti di voi, un amante della morbidezza, e questo guanto, che ha una struttura completamente in neoprene, proprio la sua prima peculiarità è quella di essere assolutamente morbidissimo. Anche in questo caso abbiamo un palmo contact grip di 4 mm, lattice tedesco naturale, con un taglio con un taglio ibrido come nel Black Star, perciò dove indice e mignolo sono roll finger, avvolgono completamente il dito, e le due dita centrali negative. Anche qui abbiamo scelto di mettere air mesh all'interno, in modo da, appunto, come dicevo prima, dare più traspirabilità alla mano e zero aderenza alle dita tra di loro. Cosa cambia dal modello precedente? Praticamente tutta la struttura, perché appunto il corpo è interamente in neoprene, in un foglio unico di neoprene. Un design totalmente differente, perché innanzitutto dai colori molto accesi, la parte superiore al neoprene è interamente in gomma. Perché abbiamo fatto questa scelta? Perché questo modello non ha la possibilità di sceglierlo con o senza stecche, è solo così, senza le stecche rimovibili, però grazie a questa parte in gomma dà comunque la stabilità che si va a ricercare. Ci tengo a dire questa cosa perché la gomma è molto elastica come modello, però essendo che il neoprene è un materiale comunque leggero di per sé, non dà protezione da solo alla mano. Allora noi abbiamo appunto scelto di mettere questo foglio di gomma a protezione della mano e a dare più stabilità. Il polsino è alto 8 cm, perciò è di qualche centimetro superiore alla media dei polsini normali. È un polsino ideato quasi completamente in lattice, con una piccola parte elastica. Ok? Questo perché? Anche nel modello Greenwood abbiamo voluto tutelare il polso dei portieri, perché comunque è una zona che viene insieme alle dita sollecitata tantissimo, e voi me ne darete conferma. Allora, nel momento in cui... Allora, guardiamo l'ingresso della mano. Grazie appunto alle due parti elastiche è semplice, seppur il modello risulta comunque, soprattutto all'inizio, molto aderente. Una volta inserito, la chiusura è quella tradizionale, ok? Però grazie a un'altezza sopra, diciamo, sopra al normale, no? Del polsino, aiuta a dare quella stabilità che molti di noi necessitano. Ok? Si vede, bloccato. Eh sì, perché praticamente crea questo spessore che impedisce, certo, diciamo, il rovesciamento della, certo, della mano. Certo.
Altro da dire su questo modello? Provenienza dell'attice. Anche questo qua è tedesco, sì, abbiamo così, in questo dare. Caso vediamo proprio l'etichetta di German Latex qui. Okay. Di qua, sì, esatto. Eccola qua, esatto. Identifichiamo anche la provenienza, così. No, è fondamentale, anche perché i lattici migliori che vengono utilizzati da tutti i produttori di guanti blasonati hanno la provenienza appunto tedesca, perché sono quelli che hanno sicuramente più attenzione nella creazione del materiale, ed è fondamentale soprattutto per chi decide di andarsi a incanalare veramente sull'elite del prodotto. Bene, molto bene, quindi spiegazione ovviamente ineccepibile. Ovviamente c'è sempre lo spazio per la personalizzazione, che noi faremo sempre gratuita, lo aggiungo così, ecco, quindi nome, numero, tutte quelle varie parti lì, ogni guanto prevede anche quella parte lì. Ecco, il Greenwood ha una zona di personalizzazione abbastanza ampia, potete anche scrivere tutto l'albero genealogico della vostra famiglia. Si arriva ben indietro con le generazioni, si arriva, sì sì. Ecco, una cosa che ci tengo, perché tanti di voi ci hanno fatto i complimenti, allora, la confezione del Greenwood è molto simile a quella del Black Star, con qualche piccola miglioria, ossia la parte frontale è in retina, di conseguenza traspirante. Questo perché abbiamo fatto questa scelta? Quando riponiamo il guanto dopo l'allenamento, dopo la partita, che è ancora umido, permette già comunque un inizio di asciugatura naturale, perciò lascia uscire, quella, non crea l'umidità al suo interno, questo è importante. Non sono confezioni strette come spesso capita, ma sono abbondanti, in modo che voi potete inserire con tranquillità il guanto una volta che lo dovete riporre, oppure potete utilizzarle come porta shampoo, insomma anche per altri utilizzi. E anche in questo caso nel retro ci sono i vari consigli che diamo appunto per la corretta manutenzione del guanto, e quello che possiamo dire è che questo si manterrà intoccato anche in futuro, perché veramente ci hanno fatto tanti complimenti e ci siamo trovati benissimo. Bene, bene. Fra l'altro nel frattempo vedo che nella diretta ci sono anche utenti utilizzati davvero, utilizzati entrambi davvero favolosi, quindi fa piacere insomma sì, che assolutamente. Qualcuno che l'ha utilizzati ci sta scrivendo. Grazie. Grazie, grazie. Allora adesso vabbè, sono sempre la parte un po' più istituzionale, no? Chiamiamola così, se si parla di queste cose qui. Quindi, noi ci piace però anche essere... Allora, ci chiedono anche che tipo di prodotto consigli per una pulizia del guanto. Rispondiamo in diretta. Benissimo, ottima domanda. Lo abbiamo... Allora, dietro al packaging sicuramente lo trovate scritto, perciò consiglio di acquistare il guanto e di leggere quello che c'è scritto. Allora, per la pulizia del guanto, allora innanzitutto la cosa migliore sarebbe... Facciamo un 2 minuti di... dato che è una delle tue... so che è una delle tue proprio... Sì, io ci tengo particolarmente. Cose particolari, per cui va bene, 2 minuti sulle pulizie dei guanti che okay, va benissimo. Dedichiamogli un attimo di tempo. Allora, diciamo che sarebbe l'ideale dopo ogni utilizzo e nell'immediato incominciare la pulizia del guanto. Questo perché... lo sporco, siccome il lattice è naturale ed è comunque un materiale che assorbe, lo sporco arriva anche all'interno del lattice stesso, del palmo, e questo va evitato, perché sì, dopo con un buon lavaggio si riesce a rimuovere quasi nella sua totalità, ma non sempre questo avviene. Allora il mio consiglio è immediatamente un primo risciacquo, soprattutto se doveste giocare magari su un campo fangoso. L'importante è rimuovere il grosso subito. Importante al tempo stesso è non utilizzare l'acqua calda, proprio perché, come ho detto prima, il lattice è naturale, perciò andrebbe a corrompere un attimino questa naturalezza del lattice stesso. Una volta fatto questo, che cosa succede? Arriviamo a casa, se possiamo lavarli subito, iniziamo la procedura di lavaggio. Se invece, purtroppo, per X ragioni, il guanto lo laviamo il giorno dopo o addirittura in qualche caso dopo qualche giorno, si prende il guanto, si mette in acqua tiepida dietro una bacinella e si lascia a mollo per 20 minuti.
Questo appunto per far sì che il lattice si impregni di acqua, quelli che sono i pori che ci sono al suo interno incomincino a dilatarsi e permettano di espellere lo sporco che è andato a incanalarsi all'interno. Il lavaggio avviene dopodiché in acqua corrente, perciò aprite il rubinetto dell'acqua, tiepida, assolutamente tiepida, non troppo calda, perché comunque appunto come ho detto prima va a rovinare il lattice, e si incomincia a massaggiare con sola acqua il lattice in questo modo. Ve lo faccio vedere come faccio io personalmente. Io lo faccio scorrere l'acqua sul guanto e incomincio a portare verso l'esterno lo sporco. Ok, lo massaggio con i polpastrelli, non con le unghie, ma con il polpastrello del pollice incomincio a massaggiarlo, a fare questo movimento. Vedrete che lo sporco incomincia ad andare via. Dopodiché, se è particolarmente insistente lo sporco, si utilizza un detergente possibilmente naturale, perciò che non contenga additivi o profumi o cose che vanno a corrompere quella che è la naturalezza del lattice. Ci tengo a sottolineare questa cosa perché è fondamentale, perché se non fosse così non sarebbe veramente di buona qualità. Quindi uno in casa, tra le cose come dire, che uno comunemente ha... Allora, esistono dei prodotti specifici, okay, perché sono in commercio dei prodotti per la pulizia del guanto e si trovano appunto sui siti che si conoscono, insomma tutti i portieri conoscono. Se, come dice Luca, in casa si vuole trovare una soluzione, io personalmente mi trovo molto bene con i prodotti delicati per bambini. Ci sono dei detergenti delicati per bambini che sul guanto, come potete immaginare, la pelle di un bambino è estremamente delicata. Ecco, cioè, il lattice può, non è aggressivo, esatto, no? Non è aggressivo, perciò sul lattice, che è naturale, come ho detto prima, vanno bene. Ecco, se ne mette una piccola quantità e si incomincia a diciamo spalmare e continuare con i polpastrelli a massaggiare il lattice. Dopodiché, se appunto lo sporco rimane comunque insistente, con le nocche si va a fare delle pressioni un pochino più importanti, ok? Sempre verso l'esterno, da tutti i lati, all'interno si sciacqua, io poi indosso anche il guanto, stringo la mano in maniera che appunto faccio uscire lo sporco. Un'altra cosa fondamentale poi è il risciacquo. Perché è fondamentale? Perché non deve rimanere nessun tipo di residuo di sapone all'interno del guanto, perciò mi raccomando, importantissimo, sciacquatelo abbondantemente sia all'interno. Io personalmente cosa faccio? Apro appunto il getto dell'acqua e la faccio entrare direttamente all'interno del guanto, che comunque poi può essere strizzato, ovviamente senza maltrattarlo troppo. Faccio delle pressioni, ecco, così non vado a strizzarlo come facciamo magari con i panni, okay. Ora faccio delle pressioni in questo modo. Anche lì spingo, continuo a farlo finché non vedo che l'acqua esce pulita, ok? Perciò così avrete anche un'ottima detergenza sia dallo sporco che poi anche magari dagli odori che si possono creare con il sudore. Questa abbiamo fatto la parentesi. Linea guida generale per la pulizia dei guanti da portiere. Speriamo di essere stati sufficientemente esaurienti, comunque in diretta eventualmente se qualche altra domanda o un po' più specifica scrivete senza problemi. E riavvolgo un attimino il nastro, quindi dopo questa parentesi. Allora, a me non piace in genere contarla su, cioè nel senso mi piace sempre essere molto sincero. Allora, siamo partiti bene con questo progetto qui perché abbiamo venduto... Dunque, alla settimana scorsa erano circa 270 paia di guanti, quindi un obiettivo, in realtà sì, oltre quello che pensavo. Sì. Ne abbiamo ancora, per cui ne avremo ancora circa, secondo me, 80-85 paia. E tenete guardato, quindi questo adesso è un suggerimento puramente commerciale, però ovviamente, dato che la stagione va verso la conclusione, già in questo mese sono al 30%, successivamente ci saranno altre fasi di scontistiche, per cui se qualcuno è interessato anche ad acquisti multipli, contattateci, perché ovviamente comunque andiamo poi verso l'esaurimento. Sì, ecco, diciamo, scusa se ti interrompo, che periodicamente questi guanti comunque sono stati messi in vendita in maniera promozionale, proprio perché per noi è importante, se non anzi fondamentale,
che questi guanti vengano indossati. Esatto, perché, esatto. Una volta messo sui nostri strumenti di lavoro, come si suol dire, non si riesce poi a toglierli, perché esatto, comunque esatto. Sono veramente dei prodotti di altissima qualità. Esatto. Quindi siamo soddisfatti e abbiamo avuto anche dei feedback da utenti soddisfatti, proprio anzi abbiamo avuto anche il riordino, per cui penso che poi alla fine il riordino no, sia la, come posso dire Emilio, la conferma, la cosa più vera del mondo, cioè nel senso quando uno riordina un prodotto vuol dire che è stato comunque contento. Abbiamo però ricevuto anche delle segnalazioni no, di miglioramenti, quindi sicuramente è una cosa certo, su cui andremo a lavorare. Anzi, scusami se ti interrompo un'altra volta, sì? Per noi erano fondamentali quelle segnalazioni, perché comunque, possiamo dirlo, siamo intervenuti, perché una volta verificate, allora noi abbiamo la fortuna di poterci avvalere di professionisti no, che ci danno una mano sul test dei guanti. Ci sono stati insomma, delle persone che ci hanno fatto vedere delle cose che noi siamo andati già a migliorare sul prossimo modello. Esatto. Allora, quindi, dopo ci arriviamo, spiegheremo certo, certo. cosa abbiamo in mente per la prossima stagione. Anticipiamo che abbiamo avuto anche un sacco di richieste, parecchie richieste di portieri professionisti che ci hanno chiesto di poter essere i nostri testimonial. E noi non abbiamo ovviamente perché ringraziamo per ovviamente, questo, perché comunque dar fiducia a un brand appena nato no, esatto, con questo prodotto ci ha riempito d'orgoglio questa esatto. cosa qui, non per, né per maleducazione né perché ce la tiriamo, abbiamo deciso proprio come filosofia il primo anno di non intraprendere la strada di testimonia, perché non, potevamo non avere un prodotto ancora pronto per farlo. Poi per fortuna siamo rimasti soddisfatti, però ovviamente come ogni cosa nuova è un pochettino, può rappresentare anche un salto no, nel vuoto con determinate tipi di situazioni da verificare. Quindi ora che la stagione comunque è al completamento, possiamo già annunciare diciamo che per l'anno prossimo sicuramente siamo aperti e anzi stiamo già lavorando a forme anche di collaborazione con qualche testimonial tra i professionisti. Ok, quindi siamo stati noi a dir di no, nel senso che aspettiamo di essere certi di aver lavorato bene, ecco, fondamentalmente. Non ci piace vendere il prodotto perché lo indossa uno, cioè ci piace che certo. la persona lo indossi perché il prodotto è buono, di conseguenza gira in una maniera un pochettino differente. Assolutamente okay? Sì. Quindi, proprio perché abbiamo ricevuto suggerimenti di modifiche, io ti chiedo, ma l'anno prossimo? Cosa facciamo? Anzi, come concludiamo la stagione? Esatto, mettiamola così, esatto. Come concludiamo la stagione e perché? Quindi non possiamo svelare nulla di infatti. Particolare effettivamente, però allora, dai due dritte perché qualcuno potrebbe dire ok, io adesso ho già provato non so, tre paia di uno, due paia dell'altro, però serve del... Cosa facciamo? Esatto. Allora, proprio facendo fede a quelle che... Innanzitutto non mi piace svelare altarini, però facendo fede a quelli che sono stati i consigli che davvero apprezziamo da tutti gli utenti, dal dilettante al professionista, perché è fondamentale per noi avere dei feedback in questo senso, siamo andati a migliorare sul prodotto che andremo a presentare prossimamente, il nostro guanto. Vi posso dire solo che cambierà strutturalmente sia nei materiali che tecnicamente, perché ci saranno appunto delle migliorie a livello di struttura del guanto in sé e anche come materiale. Andiamo ad utilizzare per alcuni aspetti qualcosa di nuovo. Io però non voglio dire troppo. Beh, allora, aspetta, no, già così, aspetta, qualcosa aspetta, vediamo un po' se ho un'immagine adesso. Sì, non esagerare. Vediamo cosa possiamo avere. A me non capiranno praticamente niente, però è bello meglio, per me è meglio, però è bello dire che l'abbiamo fatto vedere sì, comunque. Sì, dai. Sì, quello sì. Vediamo. Basta, già troppo. Beh, intanto si è visto che non è più verde. Sì, esatto. Ok, esatto, quindi siamo anche, come dire, abbiamo ceduto al dover fare anche altri colori, quindi... allora, anticipiamo anche questo, tornando un attimo seri. Noi adesso faremo una limited edition, possiamo chiamarla, sì. per questa fine stagione. Per concludere, per cui, diciamo, al meglio la stagione. Esatto. Quindi se vi daremo ovviamente info tempistiche prossimamente. Quindi chi potesse essere interessato ovviamente a provarli sarebbe un'ottima cosa, perché poi
con ogni probabilità sarà comunque il modello col quale affronteremo la stagione successiva. Okay? Sì, sì. Altra cosa importante, ovviamente abbiamo cercato anche, quindi ci lavoriamo costantemente, di lavorare anche su prodotti che possono avere anche un costo e quindi un prezzo più competitivo, nel senso abbiamo cercato di stare un pochettino più bassi, quindi abbiamo lavorato sotto diversi aspetti in modo da poter consentire comunque di dare un prodotto di alta qualità, comunque migliorativo anche su alcuni aspetti, così però a un prezzo più accessibile, ecco, mettiamola così. Si rende più accessibile, abbiamo tagliato davvero dove si poteva. Dove si poteva, quindi insomma cercheremo anche di venire incontro alle richieste, perché comunque sappiamo che il prodotto non erano prodotti economici, quindi non è inutile cercare di nascondersi, no, dietro a certe cose. Quindi abbiamo cercato anche di venire incontro a questo tipo di situazione qui. Quindi, ora cosa succede? Succede che noi ci mettiamo al lavoro, stamattina ci siamo incontrati per questo, per partire con le cose, e ovviamente terremo quindi aggiornati, certo, sul da farsi di queste cose. Nel frattempo stiamo parlando anche con i testimoni per la prossima stagione, siamo aperti anche a collaborazioni con chi eventualmente ci chiedesse collaborazioni di ogni genere. Io, Emilio, per il momento ti ringrazio, uno, della disponibilità a comparire in diretta, perché comunque non è sempre semplice, anche se l'era dei social un po' lo richiede. Sì, io direi non sono particolarmente propenso, insomma, a me piace... Ti vedo abbastanza, comunque... Sono emozionato. Ah, beh, ti vedo bene. No, mi piace stare, cioè lavorare comunque sia, diciamo, dietro, perché comunque io non sono mai apparso come in prima persona, ma non perché non abbia fiducia di quello che faccio, ma semplicemente perché comunque credo che ognuno ha il suo ruolo, e io appunto mi occupo del prodotto, della scelta dei materiali e del disegno. Però con grande piacere, insomma, sono qui a presentarmi e a presentarvi nuovamente i due guanti che ci hanno accompagnato questa stagione, e a consigliarveli. Questo è fondamentale, perché, ripeto quello che ho detto prima, una volta indossati questi guanti difficilmente si va a cambiare o a cercare qualcosa di diverso. Perfetto, concludiamo quindi con un messaggio puramente pubblicitario e commerciale. Tenete d'occhio le promo, perché abbiamo ancora quei circa 80-85 paia di guanti che andranno in sconto, per cui se volete intanto testare il prodotto può essere un'ottima opportunità. Questa è l'opportunità. Ci chiedono come, vabbè, noi siamo raggiungibili ovunque, quindi sito internet shopglsport.eu, pagina Facebook GLSport, WhatsApp direttamente, trovate nella bio il riferimento, e anche in direct direttamente, quindi auguriamo Instagram, cioè adesso il canale Instagram esatto, direttamente, quindi vi auguriamo per adesso un buon sabato, un buon fine settimana, e concludiamo. Vediamo ancora un'ultima domanda Emilio, guarda, becchiamo proprio al volo. Sì, io sono cieco, non vedo. Ci penso io, aspetta. Ultima domanda per i modelli nuovi: avremo differenze di tipi di lattice in base alle condizioni di campo? Allora, posso dire che avremo un lattice che è adatto a tutte le condizioni atmosferiche. Quindi terremo i quattro stagioni come filosofia perché, per la prossima stagione? Sì, perché il discorso è questo: avere diverse tipologie di lattice significa avere diversi tipi di guanti, perciò anche per voi significherebbe comprare dei guanti per situazioni differenti. Invece poter garantire un lattice che come il contact grip, che ti permette in tutte le condizioni climatiche di raggiungere il massimo, secondo noi è la cosa migliore. Perciò grazie a Sulmate. Perfetto, ringraziamo tutti e concludiamo qui la diretta. Grazie mille. Ciao, buona giornata a tutti.